ha pubblicato un articolo, e quindi lei è stata una ricerca che lei, insieme ad altri colleghi del mondo scientifico che le sono vicini nel suo settore disciplinare, un articolo bomba. Il coronavirus è appunto un virus che provoca una malattia non di natura respiratoria, ma di natura vascolare. Ecco, ci vuole dire come siete arrivati, come è arrivato lei a questa scoperta e le basi scientifiche? Certo, beh, diciamo che intanto non è una mia scoperta, ma è un contributo di tantissime persone. Dovete immaginare che nei 3 mesi, 3, 4 mesi della pandemia sono stati scritti decine di migliaia di articoli. Purtroppo, proprio anche per la rapidità con cui la tempestività, per cui i ricercatori dovevano correre più velocemente dell'epidemia per dare, diciamo, delle notizie ai colleghi, molti di questi articoli sono stati anche di bassa qualità perché non sono stati scientificamente curati. Però, diciamo, all'interno di un tutto e contrario di tutto che si poteva leggere, si sono cominciate a evidenziare delle linee molto interessanti. E quello che ho fatto io in questo articolo non è stato altro che dargli un ordine anche teorico alla fine, e con un puzzle, una sorta di review di dati che provenivano non solamente da quello che potevamo aver osservato noi, ma anche quello che avevano osservato tanti altri colleghi. E L'articolo questo. è suo e lei dice appunto che un pool di scienziati ne ha revisionato il contenuto, arrivando alla conclusione da cui adesso siamo partiti, cioè Covid-19 è una malattia vascolare. Infatti, quindi noi consideriamo che sicuramente tutto quello che è stato detto per la sua diffusione e sul fatto quindi che è un virus contagia per via respiratoria, tutto questo è assolutamente vero. Ma consideriamo l'apparato respiratorio, l'apparato polmonare, il luogo di insediamento nel nostro organismo del virus. Non il bersaglio. Sì, lo può essere anche lui il bersaglio, in un numero anche eclatante di casi, ma non per la polmonite, bensì per complicanze vascolari all'interno del polmone, che possono essere trombosi autoctone, cioè vuol dire si formano dei coaguli di I trombi. sangue, esatto, dei trombi, sono dei coaguli di sangue che impediscono al sangue ossigenato di scorrere ed è poi quello che ti uccide.